Sardegna, meta turistica amatissima, ma il secondo luogo più consigliato al mondo da una celebre guida si trova in Italia, ma non è né l'isola, né Roma, né Venezia. Se state già pensando alle prossime vacanze, Lonely Planet, la guida di viaggi forse più famosa al mondo, ha un suggerimento sicuro: le Marche. Dalle spiagge del Conero alle selve dei Monti Sibillini, regione incantata. Così bella da meritarsi addirittura il secondo posto al mondo tra le mete migliori per il 2020. Seconda soltanto alla Via della Seta, i circa 8.000 chilometri che univano l'impero romano con quello cinese, ma prima rispetto a Rio delle Amazzoni, alle isolette australiane, alle foreste del Maine negli Stati Uniti. Arte, storia, paesaggi, nelle Marche, dice Lonely Planet, c'è tutto, a partire dai monumenti di Urbino, città natale di Raffaello, che l'anno prossimo festeggerà il mezzo secolo dalla sua morte. Passando per il colle vicino a Recanati, dove Leopardi compose l'Infinito. E se la stagione è quella buona, non mancano le spiagge, il Conero, Sirolo, 180 chilometri di paradiso. Per gli amanti della montagna, ecco il Parco Nazionale dei Sibillini e solo un centinaio di chilometri più in là le grotte di Frassassi. Nella loro stanza più grande potrebbe entrare l'intero Duomo di Milano. E ancora il santuario di Loreto, il castello di Gradara. Insomma, lasciato alle spalle il ricordo doloroso del terremoto, le Marche sono di nuovo pronte per finire sotto i riflettori.